Stefano Tacconi, ex portiere della Nazionale, è stato ospite di Video 1 e Radio Mediterraneo, di cui vedete alcuni stralci dell'intervista andata in onda questa mattina. Tacconi, infatti, ormai da qualche giorno in provincia di Ragusa, ha approfittato della sua tappa modicana non solo per raccontarsi, ma anche per descrivere i suoi ultimi impegni. Impegni fatti soprattutto di promozione turistica, dato che torna in provincia di Ragusa per il lancio del nuovo format TV di Rai 1, Capitani in mezzo al mare. Il nuovo programma televisivo andrà in onda su Rai 1 nei mesi estivi e lo vedrà tra i protagonisti assieme ad altri volti noti dello spettacolo e del calcio, come sceneggiatura ideata da Roberto Nofri, vuole per promuovere i porti del Mediterraneo. Nelle ultime ore è stata anche valutata con il vicepresidente della provincia Carpentieri l'opportunità di ospitare una puntata del programma in uno dei porti della provincia di Ragusa. Non estraneo alle telecamere di reality e trasmissioni televisive, il poliedrico Stefano Tacconi si cimenta anche come direttore artistico della stagione estiva 2011 dell'hotel Borgo Rio Favara di Santa Maria del Focale, frazione marinara di Ispica. Sono qua intanto come direttore artistico del Bagaglini Resort Borgo Rio Favara e in più collaboro con il Blue Heaven per fare dei spettacoli, manifestazioni con dei personaggi importanti. Ci sarà quest'anno il secondo Tacconi & Friends, dove ci saranno tantissimi personaggi. A termine dell'incontro, Carpentieri ha omaggiato l'ex capitano della Juve di un libro sulle bellezze artistiche della provincia di Ragusa.